approfondimento narrativo dedicato all'Ark Conquest Favole della Buonanotte, ovvero l'Ark Conquest disponibile nella patch 4.7 di Genshin Impact. Ovviamente, gente, faremo degli spoiler, quindi se non hai finito la quest, sorry, ritorna in questo video, magari tra un po' di tempo. Voglio dire giusto un paio di parole per quanto riguarda questa intro, perché questa Ark Conquest non me l'aspettavo che poteva essere così tanto carica di lore. Uno su tutti perché avevo già visto online che durava abbastanza poco, no? Cioè dura tipo 2 orette, anche meno, se la vuoi un pochino rushare. E quindi mi sono detto, guarda, a meno che non arriva il plot twistone o quantomeno il teaser incredibile per quanto riguarda Nathan, non potrebbero metterci appunto chissà quanto. E invece, non solo Nathan l'hanno messa completamente da parte, cioè incredibilmente arriva Dynasty 2 patch prima, o quantomeno 1 patch e mezzo prima di Nathan, e non fai alcun tipo di riferimento a quella regione. Wow! E oltre a questo ci sono bombe di lore allucinanti che vanno un pochino a chiudere il cerchio di tutte le questi Dynastyve che abbiamo giocato nel corso di questi anni. Ora, chiudere il cerchio è un parolone grosso perché mica la trama è finita, però Telaio del Fato, Caribern, poi il fatto che ritorna il fratello barra sorella del Traveler, ti spiegano qualcosina di più sull'Ordine dell'Abisso, su come si è formato, ritorniamo sul Grande Peccatore, sul Cataclisma, su Carrea, sui poteri di alcuni personaggi, e non solo. Beh, sono tutte cose stra-interessanti che fanno parte della trama in orizzontale di Genshin, non in quella verticale, perché quella in verticale è la trama essenzialmente delle regioni, che non manda avanti più di tanto la storia, meglio, la manda sicuramente avanti, ma non dicendoti chissà che cosa, e appunto questa è solo parte orizzontale di storia, solo ed esclusivamente parte orizzontale di storia. Anche la parte più inutile di questa Ark Conquest è assolutamente tematica per spiegarti l'evoluzione dei personaggi. Quindi, giusto per dire così, voto 10 su 10. Però andiamo con ordine, perché dobbiamo dire giusto un paio di cose su diversi personaggi. Uno su tutti che questa quest, nonostante abbia un titolo abbastanza particolare, insomma, Favole della Buonanotte, in realtà sarebbe la quest di Caribern 2.0, perché è tutta incentrata su questo personaggio. Poi loro ci girano attorno su quello che ti devono dire per quanto riguarda, insomma, Carrea, Dynastyve e personaggi affini. Però la maggior parte della storia è tutta dedicata a questo personaggio e ti devo dire che mi è strapiaciuta proprio perché praticamente l'avevano introdotto questo personaggio, se ti ricordi, ormai un annetto fa, e ti devo dire che in quel contesto a me non aveva colpito tanto, perché il fatto che gli Illichurl sono a tutti gli effetti delle persone che provengono da Carrea sono tutte cose che noi già sappiamo, no? Quindi che tu vai a scoprire che la persona che poi ha creato l'Ordine dell'Abisso aveva il figlio che era diventato anch'esso appunto un Illichurl, cioè è stata una bella rivelazione di trama, la storia è stata molto bella all'interno di quell'Ark Conquest, ma non mi ha introdotto qualcosa di così tanto, come ti posso dire, nuovo a tutti gli effetti, no? Mentre invece qua siamo tornati prima indietro per spiegare chi era questo personaggio, qual è stata la sua presunta evoluzione e oltre a questo perché vedi determinate cose all'interno della trama. E ti posso dire che tutta la parte di storia dove ti hanno fatto capire che questo personaggio non esisteva più ed esisteva solamente all'interno dei ricordi delle persone, non lo so, ha toccato delle corde emotive nel sottoscritto che non mi aspettavo, perché a differenza di quello che possono dire alcune persone, Genshin è sì un gioco che ha una parte estetica molto bambinesca o quantomeno dedicato a un pubblico un pochino più giovane, però poi quando va a trattare determinate tematiche, mamma mia, coltellate emotive allucinanti, allucinanti. E appunto il personaggio di Caribern che scopre che alla fine è a tutti gli effetti morto, che appunto continuava ad esistere tramite il telaio del fato nei pensieri di queste persone, è molto interessante, soprattutto se poi a questo
ma tra l'altro puoi andarti a rivedere, perché poi arriverà anche un video dedicato agli abbonati, il mio commento durante l'Archon Quest. Io pensavo che tutta questa roba si poteva ricollegare all'Irmisul, e per certi versi si ricollega anche a quello, assolutamente, però non del tutto, perché tra un po' ti spiegherò anche che cos'è, che cosa dovrebbe essere questo terraio del fato. Però è stato bello che hanno unito questo concetto che non veniva più portato avanti nella trama da lontano 2021 per costruire a tutti gli effetti il personaggio che si è visto sia l'anno scorso che anche quest'anno. E come se questo non bastasse, questo personaggio di Caribar è stato l'anello di congiunzione per far rivedere i due Traveler. In un modo molto particolare, ci arriveremo anche su questo, però capito, è stato veramente costruito molto bene, sia dal punto di vista della sceneggiatura, sia dal punto di vista della realizzazione, cutscene, musica, tutto bello. Tra l'altro, il doppiatore di Caribar è il doppiatore del Traveler maschile, che non ricordo come si chiama, ma ha fatto un lavorone. Veramente un lavorone. Però detto questo, cerchiamo di fare un minimo di contesto, perché voglio arrivare alla parte in cui Dainstrip ti va a dire diversi nomi che sono riferiti appunto ai personaggi di Caria. Alcuni di questi sono quelli che lui va a definire i cinque peccatori di Caria, altri invece sono personaggi che vengono menzionati che però non sappiamo a tutti gli effetti chi sono o quantomeno chi dovrebbero essere. Ok? Allora, questi cinque peccatori, te li vado a elencare, vado a prendere direttamente la wiki, sono Roptattir, The Wise, Vedfornir, spero di pronunciarlo correttamente, The Visionary, Reindottir, Gold, Surtalogi, The Foul, Rerir, Rancher of Solnari, che poi in italiano hanno un'altra traduzione. Sorry gente, adesso vado a prendere questo. Però detto questo, questi personaggi sono tutti stra importanti. Per quale motivo? Perché sono personaggi di Caria, perché hanno ottenuto il loro potere dall'abisso, questo ti viene detto direttamente da Dainstrip all'interno della trama, e praticamente lui ti va a specificare che questi personaggi assieme a lui avrebbero dovuto evitare la distruzione di Caria. Solo che dato che appunto sono stati soggiogati da questo potere dell'abisso, esattamente come il grande drago Nibelung, tornando tanto indietro, evidentemente poi che cosa hanno fatto questi personaggi? Si sono fatti i loro interessi e non si sono più preoccupati appunto di Caria. Quindi quando senti all'inizio della trama di Genshin che il fratello barra sorella del Traveler ti va a dire che questo personaggio di Dainstrip non è stato in grado di proteggere la sua nazione, e poverino Dainstrip, cosa doveva fare? Era da solo, faceva affidamento appunto a questi altri cinque personaggi e quelli appunto si sono fatti corrompere dall'abisso. A parte questo, è giusto citare altre cose però, perché all'interno di questi dialoghi, all'interno appunto di queste parti di trama, possiamo anche fare la conoscenza, ammesso che sia un personaggio nuovo, quantomeno ricollegarlo ad altri personaggi che già sappiamo, perché ti viene citato il Winster King. Chi sarebbe questo Mr. King? Te lo dico subito. In teoria questo o è un personaggio nuovo che noi non conosciamo, oppure, e questa è una teoria abbastanza, come ti posso dire, accettata da parte della community, dovrebbe essere il re Irmin. Chi era re Irmin? Era il re di Caria che aveva introdotto questa conoscenza proibita essenzialmente all'interno della regione e che faceva affidamento al potere dell'abisso. Da qui puoi ben capire come questo si va a ricollegare agli altri personaggi, appunto, che sono i grandi peccatori. Per quale motivo? Perché, per esempio, la signorina Reindottir, ovvero la creatrice di Albedo e non solo, ha cominciato a creare i lupacchiotti, quelli che ti danno danno da corrosione, mani sintetici, Durin, tecnicamente è anche collegata alla creazione delle melusine, perché quello che ti dicono all'interno della trama è che il personaggio di Elainas, giusto per tornare a parlare anche di cose collegate a Fontaine, era un essere che era all'interno dell'abisso e poi ha preso una forma all'interno del mondo di Teyvat, quindi qualche collegamento c'è pure là. Però capito, questi sono tutti dei personaggi che hanno introdotto questo potere dell'abisso a Caria e hanno portato diverse conseguenze. Ora, è difficile però specificare alcune cose, perché per esempio il personaggio di Surtalogi invece, questo noi già lo conosciamo. Per quale motivo? Perché Surtalogi è letteralmente il maestro di Skirk,
Kieskerk, la signorina che si vedeva nel finale dell'Archon Quest di Fontaine, che aveva insegnato a Child ad utilizzare la sua abilità. La sua abilità, che sarebbe Eredità Immonda, Foul Legacy. Lo vedi il collegamento su Urtalogy che viene nominato The Foul, Foul Legacy, perché porta avanti questa tecnica dell'abisso che Surtalogy gli aveva insegnato e che immagino aveva imparato dal suo maestro. Vedi? Vedi quanti collegamenti ci sono. Mentre invece gli altri personaggi, sempre per parlare appunto di questi peccatori, sono personaggi che non conosciamo. Questo Rerir non mi pare di averlo mai sentito. Roptatir, sorry per la pronuncia. Questo ti viene citato in diverse occasioni. Tra l'altro, se vai a cercare in rete, ti faccio vedere giusto al volo un piccolo thread dove puoi trovare anche questa informazione su Twitter di Rainier, Lore Enthusiast, questa personcina qua. Ti fa notare come tutti questi personaggi vengono da diverse culture, gnosticismo, tutte queste cose qua, e appunto questo personaggio di nome Roptapir, che viene definito The Wise, ovvero il saggio, questo è un personaggio che tecnicamente va a riprendere uno dei nomi di Odin, o quantomeno di Odino in italiano, quindi potrebbe essere un personaggio abbastanza importante. Tra l'altro, di questo personaggio si parla tanto, per quale motivo? Perché un altro personaggio importante della trama di Genshin è il signorino Pierro, ovvero il leader dei Fatui Harbinger. Per quale motivo? Perché questo Fatui Harbinger viene definito The Fool, o quantomeno il buffone o qualcosa del genere. Ok? Questo perché è importante? Perché nel caso, e ti ripeto, questa è una teoria, prendila per quello che è, il personaggio di Roptatir dovrebbe essere lo stesso personaggio rispetto a Pierro, vuol dire che in origine era un saggio, poi si è fatto corrompere dall'abisso e adesso è diventato un fool, un buffone, o quantomeno un personaggio del quale non ti puoi fidare. A me, se non concesso, che sia lo stesso personaggio, ti ripeto, noi non lo sappiamo, però è bello che puoi rivederci queste cose. Sì, poi anche nominato anche The Jester, ok, il giullare o altre cose. A parte questo, l'altro personaggio di Ved Folnir, questo è un pochino il personaggio più importante di tutti. Per quale motivo? Non perché a me non piace Rain Dothyr, stravedo per lei, non vedo l'ora di giocarla, se sarà giocabile o quantomeno di vederla nella trama, ma perché appunto il personaggio di Ved Folnir è il grande peccatore che noi avevamo visto nell'Archon Quest di Caribern. E perché questo è importante? Perché questo personaggio è il fratello di Dainstrid, ti viene detto nella trama, quindi il collegamento c'è, come, sono fratelli di sangue, e appunto questo si è fatto corrompere dall'abisso. Poi il perché appare tramite questo cristallo che riesce a comunicare con i vari Illichur Quest, non lo sappiamo, ovviamente, non lo possiamo sapere. Però, giusto per ricollegarmi con Caribern, ci hai fatto caso che i personaggi hanno lo stesso ruolo a livello di storia? Cioè, all'interno della quest di Caribern, la voce nella testa, che dovrebbe essere appunto Ved Folnir, va a calmare gli Illichur. E gli dice, guarda, non devi adorare me, non devi prostrarti a questo cristallo, a quello che io rappresento, perché appunto lui andrà a pregare per queste anime perdute degli Illichur, ovvero diversi Carreani. La stessa cosa per certi versi, la fa anche Caribern all'interno della storia, perché comincia a comunicare con i vari Illichur per cercare appunto di calmarli un pochino, per cercare di fargli vivere una vita un pochino più tranquilla. Ti ripeto, è stato interessante vedere come hanno questi ruoli abbastanza simili, però al di fuori di questo è difficile dire, no, guarda, è quello, è quell'altro, quindi ci vado con tutte le pinze del mondo per dire tutte queste cose qua. A parte questo, giusto per concludere un pochino le parti di trama accessorie, prima di arrivare al myth, o quantomeno alla parte un pochino più interessante, ti voglio giusto dire un paio di altre cose che riguardano, per esempio, il messaggino finale che si vede durante la cutscene, che è praticamente il messaggino che va a lasciare Caribern ad Atossa, ovvero quella ragazza del villaggio di Sumeru. Questo messaggio è stato tradotto perché questa è la lingua di Teyvat. All'interno della wiki di Genshin Impact c'è, non ti dico un traduttore, ma ti fanno capire come appunto tu puoi utilizzare questa lingua che c'è nel gioco perché corrisponde a delle lettere. E che cosa va a dire
Caribar, in quest'ultimo messaggio ad Atos, gli va a dire addio e si vuole scusare perché lui praticamente ha forzato questa conoscenza su di lei. Cioè, invece di essere un'amicizia che è nata così normalmente, lui ha sfruttato questa sua esistenza di esistere appunto nei ricordi delle persone per farsi conoscere da lei. E in ogni caso, nonostante appunto è stata un'amicizia un pochino forzata, lui spera che lei non si dimenticherà di lui. Per quale motivo? Perché ti voglio ricordare che la giustificazione per il quale Caribar ha fatto tutto quello che ha fatto all'interno della trama è perché, dato che lui non ha avuto una vita vera e propria, quello che voleva fare era cercare di avere una sorta di esperienza di questa vita terrena, anche se appunto non aveva una forma fisica, per vedere come poteva essere la sua vita conoscendo diverse altre persone, interagendo con esse e non solo. Insomma, avere un po' di rapporti umani. Anche per questo è molto bella questa Arc Conquest, perché è uno sforzo di questo personaggio di aiutare dei suoi simili, ovvero Gilichur, al tempo stesso cercare di avere quella vita che non potrà mai avere. Però, detto questo, un'altra cosina un pochino accessoria, che ti devo dire la verità non ho notato, è che all'interno del domain, come ti fa notare sempre Rainie, è che ci sono diverse statue nel domain che tu vai ad affrontare in questa Arc Conquest. E queste statue sono 6. Ci sono letteralmente 6 statue. 6 statue come 6 personaggi, ovvero 5 peccatori più Dainsleif, che dovevano proteggere Caria. E tutte queste statue hanno nelle mani una sorta di fuoco, o quantomeno un oggetto appunto luminoso. Una di queste statue, però, non ha l'oggetto di fuoco, o quantomeno non ce l'ha questo oggetto tra le mani. E anche la statua è un pochino distrutta. Questo che cosa significa? Se ti vuoi rivedere anche queste teorie e tutto il resto, che molto probabilmente questo domain particolare, questa zona del gioco, è una sorta di grande simbolismo con il ruolo di questi peccatori di Dainsleif. Cioè, gli altri peccatori, le altre statue, hanno ottenuto questo potere strano dell'abisso e hanno mantenuto la loro forma, umano quello che è, ma arriviamo anche sul fatto che questi personaggi hanno trasceso il mondo. Però appunto uno di questi non dovrebbe esserlo e dovrebbe rappresentare il viaggio di Dainsleif, perché lui non è stato corrotto da questo potere dell'abisso. Non lo so, sono tutte teorie, però è anche bello vederci questo genere di cose. A parte questo, giusto per specificare anche quest'altro dettaglio, che però è collegato ovviamente al telaio del fato, perché ci arriviamo a questo, praticamente quello che ti va a dire Caribar all'interno della storia è che all'inizio il telaio del fato permetteva essenzialmente di creare delle ley line nuove, ok? Che però queste nuove ley line, che creavano dei nuovi ricordi e tu potevi anche manipolarli, non si andavano a collegare all'Irminsul. Questo che significa? Che tu non puoi cambiare arbitrariamente la storia di Teyvat. Non lo puoi fare, almeno al momento nel quale il telaio del fato non era stato completato, ok? Quando poi ti dicono che è completato il telaio del fato, vuol dire che tu puoi creare tutte queste ley line aggiuntive, quindi ci puoi mettere dei ricordi, puoi un pochino soggiogare le persone o qualcosa del genere, però non è ancora chiaro come questo verrà sfruttato contro Celestia. Perché ovviamente l'obiettivo dell'ordine dell'abisso, o quantomeno del principe barra principessa dell'abisso, è quello di sfruttarlo contro Celestia. Che tra l'altro il Traveler gli fa direttamente questa domanda e lui e lei rispondono: guarda, non so appunto come sfruttare al meglio questa cosa. Però la cosa interessante di tutto ciò è che tramite questo telaio del fato Caribar è riuscito a creare queste ley line nuove per mettere questi ricordi falsi di se stesso all'interno delle persone e allo stesso tempo cercare di calmare gli altri Gilichur. E poi, oltre a questo, ci possiamo collegare anche un'altra cosa, perché non solo è stato in grado di impiantare ricordi nelle persone, ma anche nello stesso Dainsleif. Durante tutte le varie Arc Conquest di Dainsleif nel corso di questi anni, se ti ricordi, la primissima Arc Conquest di Dainsleif ti faceva vedere, all'interno di Mostad, come praticamente i nostri personaggi, ovvero il Traveler e Paimon, dovevano essenzialmente
recuperare l'occhio di una Ruingard, o quantomeno di un Field Tiller in inglese. E questa era una parte di trama molto strana, innanzitutto perché, se ti ricordi, all'interno di questa parte del gioco ancora non sapevamo quasi nulla. Tra l'altro, questa Ruingard è rivolta direttamente verso Celestia, quindi anche qua teoria più non posso, perché sta guardando direttamente là. Insomma, una marea di cose che poi, se ti ricordi, questa era ricollegata anche al fatto che questa stessa Ruingard si era riattivata nel corso degli anni e aveva sparato dei missili contro diverse persone, quindi alcune persone pensavano che c'era stato il ritorno di Decarabian, ovvero la divinità che governava Mostand prima dell'arrivo di Venti, quindi diverse cose. Però appunto la parte importante da ricordarsi è che noi avevamo trovato questo occhio della Ruingard che conteneva una tecnologia molto particolare che era importante per costruire, o quantomeno per finire, questo telaio del fato. Poi non ci siamo più ritornati in questa parte narrativa per non si sa quale cavolo di motivo, e adesso ci ritorniamo perché l'occhio se l'è tenuto Dainsith per tutto questo tempo, e poi scopriamo che era necessario, appunto. Va bene? A parte questo, un'altra cosa, a mio modo di vedere, interessante, che durante l'incontro tra Dainsleif, appunto, e il fratello parasolare del Traveler, ti fanno vedere anche la spada. Te la ricordi questa spada? Della cutscene iniziale di Genshin e tutte queste cose qua. Ora, non ti voglio dire che rimetteremo le nostre mani su un oggetto così tanto carino in gioco perché è tutto dorato, però il fatto che il Traveler, o quantomeno il fratello sorella del Traveler, abbia ancora questa spada è piuttosto particolare, senza contare il fatto che all'interno della cazzina, o quantomeno della parte finale, ti va a dire: no, guarda, ma Dainsleif è un personaggio veramente molto potente, però grazie all'aiuto di Caribert è riuscita a sottrargli questo occhio della Ruingard, o quantomeno dello Zappaterra, come lo hanno definito, appunto, in italiano, nome piuttosto particolare, se mi permetti. E poi, a parte questo, mi è piaciuta questa parte di trama, perché, giusto per dire le ultime cose per quanto riguarda il telaio del fato, è che io mi ero fatto delle teorie mentre stavo guardando, quantomeno giocando, appunto, l'Archon Quest, e la prima cosa che mi è venuta in mente è che se tu puoi creare delle ley line, no? A prescindere dal fatto che non si possono legare, appunto, all'Irminsul, sapendo che poi questo albero dell'Irmisul, o presunto tale, dovrebbe essere distrutto, quantomeno dato alle fiamme, da Dottore in un futuro lontano, ho pensato: guarda, ma che cosa succederà in futuro? Cioè, se tu puoi creare delle ley line ex novo, non ti dico che hanno le stesse proprietà delle ley line attuali, perché questo non c'è dato saperlo, però significa che forse il modo in cui l'Ordine dell'Abisso vuole spodestare Celestia è praticamente quello secondo il quale tu, appunto, distruggi forse l'Irminsul e ne crei uno nuovo, non collegato a Celestia. In questo modo le persone hanno libertà di fare quello che vogliono, forse. Però non è ancora chiaro come funzionerà il tutto. Non è chiaro come si può collegare questo anche alle Gnosi, ai discendenti. Tra l'altro, giusto per citare e buttare nel mezzo anche un'altra cosa, è che il fatto stesso che tu potresti avere dei personaggi che non sono più, come ti posso dire, costretti a vivere in un certo modo tramite Celestia e tramite l'Irminsul, vuol dire che ritorniamo anche a parlare di alcune cose piuttosto importanti che c'erano state dette nel libro di Perry Neri, giusto per riportare in auge anche quel libro. Per quale motivo? Perché all'interno di quel libro ti vanno a dire che nella civiltà di Carria, in quel periodo particolare, veneravano molto i discendenti, o quantomeno gli esseri viventi, umani, quello che erano, che arrivavano fuori da Teyvat, dal mare di stelle, così l'hanno chiamato. Quindi questo che cosa significa? Che probabilmente, forse, l'abisso rappresenta una minaccia per questo mondo ideale che ha fatto Celestia, o quantomeno l'idea stessa che tu puoi cambiare ricordi e puoi togliere questo controllo totale di Celestia su Teyvat può aprirti a diverse opportunità. Ok? Però sono tutte cose molto particolari
è difficile da analizzarle perché le cose che sappiamo sono veramente poche, quindi non posso stare qua a dirti guarda funziona in un modo, funziona in un altro modo, succederà quello, perché non lo sappiamo. A parte questo, un'altra cosa che ti posso dire è che c'è stata poi ovviamente la reunion dei due Traveler, no? Ah, no, poverino. Ho detto che era cattivo, in realtà non era cattivo, col cavolo. Vedi che va via il foulard. Looks like I was too late to see Kari Bear one last time. Whoa. Kari Bear's consciousness is gone. And this space will soon disappear along with it. Neither of us belongs here. That's why we're not tangible. Questo ha un doppio significato, eh? Were that not the case, I'd love to hug you too. Questa reunion tanto spoilerata dal punto di vista narrativo dei trailer, Oyoverse brutta e cattiva, perché non devono fare tutte queste cose qua, la trama la dobbiamo scoprire noi, mamma mia, quante critiche inutili. A parte questo però, la reunion dei due Traveler a me è piaciuta molto per il semplice fatto che è importante che i due Traveler si rivedono. Innanzitutto perché c'è tutto il corto animato, quindi non avrebbe avuto senso produrre quel corto animato se non mettevi una scenetta di questo tipo. Un'altra cosa che mi è piaciuta è che il fratello barra sorella del Traveler ti dice tante cose. E una di quelle cose che ti va a confermare è che Celestia, o quantomeno i principi celesti, sono stati dormienti negli ultimi 500 anni. Quindi questo che cosa significa? Significa che quando... ti ricordi l'arco quest di Sumeru? Naida diceva al dottore: guarda, se distruggo l'agnosi potrebbe risvegliarsi appunto la Heavenly Principle, o quantomeno i principi celesti. Non era un bluff, o quantomeno forse lo era in quel contesto, ma quando lei dice che potrebbe risvegliarsi è perché a tutti gli effetti questa grande divinità è dormiente all'interno di questo mondo. E quindi anche quando noi andavamo a dire durante l'arco quest di Fontaine che è stato strano che Celestia non è intervenuta dopo che l'arconte di Hydro ha distrutto il trono dell'arconte di Hydro, evidentemente Celestia o non se n'è accorta o quantomeno è dormiente e nemmeno un'azione di questo tipo può farla risvegliare al momento. Però capito, è importante citare anche questo aspetto perché è una cosa molto importante, senza considerare il fatto che all'interno della trama ti vanno anche a citare il Sea of Flowers, ovvero il mare di fiori. Per quale motivo? Perché in questo caso Eder, insomma il fratello barasolero del Traveler, ti va a dire che loro hanno cercato per tanto tempo un posto dove essenzialmente potevano trovare una nuova casa e dove alcuni fiori potevano sbocciare, ok? Quali sono questi fiori? Sono questi qua che vedi ora su schermo, ovvero l'Intevat, si chiama così, sia in inglese che in italiano. E appunto il fratello barra sorella del Traveler ti va a dire che Tevat è l'unico luogo dove questi fiori possono sbocciare. È l'unico posto appunto in cui questi fiori possono anche rinascere, perché in questo momento il fiore è anche appunto in una sorta di stato dormiente, è a Carrea, che però è stata distrutta. Quindi vedi quante cose ti vanno a dire in questa parte narrativa? Direi che sono veramente molto, molto importanti, senza considerare il fatto che noi le abbiamo visto
L'abbiamo letteralmente visto questo Sea of Flower, perché si vede nell'anteprima della Teyvat Storyline, quel trailer ormai veramente molto vecchiotto, dove ti presentano tutte le regioni e quando arrivi al finale ti fanno vedere tutto questo parco di fiori dove dovrebbe arrivare appunto il finale di questa storia. Quindi veramente, ma veramente molto bello questa citazione al Sea of Flower. A parte questo però, un'altra cosa che però dobbiamo specificare è che a molte persone non è piaciuta questa cosa qua. Cioè, non è piaciuta la parte finale di questa conquista. Per quale motivo? Perché una volta che Caribar muore, a tutti gli effetti, e la sua coscienza non esiste più, che cosa accade? Che c'è questa reunion tra i due Traveler, però tutto quello che loro vanno a dirsi all'interno di questa parte di trama non può avvenire. Cioè, riescono ad incontrarsi, sì, ma non hanno un ricordo di questo evento. Ce l'ha solamente il giocatore, ed è importante che ce l'abbia il giocatore, perché se non c'è un minimo di suspense tra quello che so io e quello che sa il gioco, non ho aspettative, non ho hype, non ho interesse narrativo. Per quale motivo? Perché giusto per specificare un paio di cose, la suspense come si crea? Quando c'è una differenza di informazioni tra lo spettatore e le persone, quantomeno i personaggi che sono appunto all'interno della storia. Quindi il fatto che abbiano costruito una trama di questo tipo, so che può dar fastidio, ma ha senso a livello narrativo, senza considerare il fatto che molte persone, che tra l'altro ne abbiamo parlato anche durante appunto il commento dell'Arcon Quest, è che non ha senso il fatto che hai tutti i ricordi fino a Caribar e dopo no. Cioè, non ha senso che hanno utilizzato questo twist narrativo per annullare la reunion, ok? Permettimi, ti può piacere, ti può non piacere, però la spiegazione canonica c'è, certo che c'è. Quale sarebbe questa spiegazione canonica? Che gli eventi che tu hai visto all'interno di questo regno mentale di Caribar possono accadere fin tanto che esiste Caribar. Una volta che lui muore, tutto quello che tu vedi non può accadere, quindi loro non possono portarsi dietro dei ricordi. O almeno questo è quello che ti vogliono dire loro, perché in realtà i ricordi te li puoi portare dietro. Cioè, hanno scattato questa foto, quantomeno gli è rimasta questa foto, tra di loro, e quindi, nonostante il ricordo non c'è più, qualcosa è rimasto. E questo lo voglio ricollegare a quello che vedi ora su schermo. Cioè, questa parte dell'Oasi di Paradisea, come cavolo si chiama, è importante per quale motivo? Perché Rucca Davata non esiste più. Quindi il fatto che c'è comunque una location del gioco dove tu puoi leggere su queste sedie anche il nome di Rucca Davata abbreviato vuol dire che i ricordi si possono manipolare all'interno di Teyvat, sia con l'Irminsul sia al di fuori dell'Irminsul, e è giusto che i personaggi, o quantomeno che la loro percezione dei personaggi può alterarsi, però gli oggetti fisici evidentemente quelli sono al di sopra di questo tipo di leggi. Però capito, non lamentiamoci di una cosa, perché la spiegazione nella trama c'è. Poi a me è piaciuta, a te non è piaciuta, benissimo, però la spiegazione c'è, è giusto evidenziarla. Direi che abbiamo detto tutto, gente, abbiamo detto tutto. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate appunto di questa Arcon Quest. Spero di aver spiegato le cose un pochino più importanti. Nel caso appunto non dovessi averlo fatto, fatemelo sapere nei commenti. Detto questo, appuntamento al prossimo approfondimento narrativo non appena vedremo qualcosina di interessante all'interno del gioco.